Sport, la barca Monegatto, che parte non con i favori del pronostico, ma renderà cara dura e la gara per quanto riguarda gli Emirati Arabi. Stiamo assistendo a messa in posizione delle varie imbarcazioni, quindi sono tutte imbarcazioni che noi già conosciamo, c'è la numero 0 proprio sotto la nostra postazione, poi c'è la 83, la Pagnussin, a fianco, ecco la numero 0 di cui è stato fatto il varo quest'oggi, la persona di Mauro Ravenna, dei rappresentanti dell'Agip, la numero 83 Pagnussin, poi a fianco subito dopo Sant'Orso, la numero 21 guidata da Panatta, che non riusciamo a scorgere in questo momento, ma che abbiamo anche intervistato, lui grande tennista, si cimenta anche in prove dell'offshore. Subito dopo poi ci sono i tir che stiamo vedendo con le altre imbarcazioni. C'è Power Marine. Mentre scorrono le immagini, voglio ricordarvi le gare che sono state effettuate a Cuba, ad Havana, a Cuba, per quanto riguarda la prima prova, nella seconda Saint-Tropez, poi Gallipoli, terza prova, nella quarta in Sicilia, ad Agrigento, la quinta in Norvegia, ad Arendal, la sesta ad Ostenda, in Belgio, e poi successivamente due prove a Dubai, Dubai Grand Prix ed Emirati Grand Prix. Questo per quanto riguarda le gare che si sono tenute e quelle che noi andremo a vedere. Ricordiamo come Gallipoli soltanto 15 giorni fa non conosceva ancora l'esito di questa nuova manifestazione, in quanto era stata deputata a Sanremo, ma per motivi logistici e organizzativi si è fatto il nome di Gallipoli. Il sindaco ha accettato subito, e insieme a tutta l'amministrazione, mi sono ricordato, a tutti i responsabili di altri enti, si è dato un grande affare e quindi c'è stata la possibilità di organizzare il tutto, almeno fino a questo momento, insieme. In un senso molto valido, soprattutto perché Gallipoli ha dimostrato fino in fondo di volere certe manifestazioni, che poi sono manifestazioni che rimangono nel ricordo di ciascuno. Le imbarcazioni si stanno allontanando, stanno per sicuramente per compiere la sfilata che, di cui noi vi abbiamo parlato, una sfilata che sicuramente farà felici tutti coloro i quali non hanno potuto raggiungere la zona del porto. È una sfilata che farà vedere i colori, farà vedere anche i piloti e un po' tutto il team delle 15 imbarcazioni, quindi imbarcazioni. Ed ecco, proprio mentre stanno per avvenire le prime sfilate, c'è anche l'arrivo dell'onorevole, ci sembra, D'Alema, che aveva promesso di venire a Gallipoli, di dare il proprio contributo personale, cioè con la sua presenza, di dare il via alla gara. Stiamo vedendo queste immagini anche noi per la prima volta, cioè in diretta, quindi no, speriamo di non sbagliare, c'è stato un po' di movimento e quindi avremo anche il conforto di qualche politico. Si era parlato di alcuni nomi importanti, fino a questo momento c'è una ridda di voci, speriamo nel corso della serata e domani di saperne di più sui probabili arrivi. La gara è domani alle 12.30, sappiamo che i VIP, i grandi personaggi, si muovono con molto lentezza, ma con grandi velocità, in quanto hanno elicotteri, aerei personali, quindi ci aspettiamo anche delle immagini diverse, anche dei personaggi, almeno ce l'hanno promesso gli organizzatori, speriamo anche di accontentare gli amici che ci seguono da casa. Dicevamo di una prova che è stata voluta da tutti quanti, una gara difficile anche da commentare, in quanto si tratterà di 9 giri per 15 miglia, quindi intorno alle 135 miglia, gara quindi difficile da pronosticare. Per quanto riguarda invece gli altri commenti, possiamo dirvi delle barche che partecipano al campionato del mondo, classe 1,
numero 1 Ferretti, guidata da Ferrari e Polli, numero 2 Victory degli Emirati Arabi, guidata da Altair Serayes, numero 3 Victory, sempre degli Emirati Arabi, di Areb Collier, la numero 4 Jolly Motors di Karrain Panzini, la numero 7 di Victory Emirati Arabi con Buhaleba Schism, la numero 8 Achilli Motors Achilli Villanova, numero 13 Brasil Rodriguez Verme, la numero 14 Città di Gallipoli Italia Nicolini Guacci, numero 16 Power Marine Italia Corbelli di Ridoni, la 21 Sant'Orsola Italia Panatta Bodega, la numero 22 Big Expo di Monaco Coletti Lippi, la numero 24 Bilba Polli Leoni. Questo per quanto riguarda la presentazione delle squadre. Abbiamo subito le immagini relative all'arrivo di D'Alema, dell'onorevole D'Alema, del segretario del PDS, che è arrivato, aveva promesso, è arrivato, e quindi grande folla intorno a lui, perché insieme al sindaco Fasano entra nel box che delimita un po' le imbarcazioni dal resto del pubblico, ed è anche questa una presenza che era stata pronosticata e avvenuta. Felici tutti quanti, perché dà il via ad una serie di manifestazioni che cominciano con la sfilata per poi terminare con la prova di domani, la prova mondiale. Una folla record fino a questo momento, mentre un gruppo di turisti continua a uscire dai box, e stiamo seguendo con le telecamere anche il percorso del piccolo corteo che si è formato dietro all'onorevole D'Alema per poter giungere nella zona che comincerà con la sfilata delle varie imbarcazioni. Abbiamo visto la numero 16, potente zoom, riesce anche a farci vedere altri particolari. Avevano promesso intorno alle 18:30 la sfilata, mentre il regista sta andando a cogliere il corso Roma di Gallipoli. Casomai qualcuno avesse avuto qualche dubbio sulla presenza massiccia degli spettatori, della gente, dei curiosi, perché è uno sport nuovo, possiamo dirlo, sottolinearlo. L'offshore non è ancora conosciuto, a Gallipoli si conosce molto bene lo sci nautico, la vela, altri sport, il canottaggio, hanno anche tradizioni i gallipolini notevoli. Comunque l'offshore ha preso piede, e potremmo dire ha preso anche acqua, in quanto abbiamo visto delle bellissime immagini, delle bellissime esperienze in questi giorni, e speriamo di vederne anche di migliori negli anni a venire. E questo è un trampolino di lancio che sicuramente Gallipoli non deve perdere, deve continuare a vivere, e a cominciare da dopodomani, lunedì 19, tutti quanti insieme, coordinati per cercare di costruire qualcosa di valido, così come è stato fatto in pochissimo tempo. Quindi se si è stati capaci in 15 giorni di organizzare un mondiale a questo livello, saremo sicuramente in grado noi tutti di organizzare qualcosa di più valido nel corso dell'anno e anche a distanza di tempo. Questo per quanto riguarda il commento pomeridiano. Se abbiamo la possibilità, potremmo anche ascoltare dalla regia cosa ci ha detto in mattinata il driver Panatta a proposito di questo mondiale. E credevo che non stava pronto. Sì, ormai sono tantissimi anni che
una barca che sicuramente non potrà dare fastidio agli generati. Io una barca che è in posizione della metà classifica, di cui un campionato soprattutto di attesa per vedere l'anno prossimo di avere la possibilità di comprare una barca nuova e di essere più competitivi. Sono in classifica mondiale, sono avanti anche non voleva parlare molto, certamente non è, il diritto di quando ha fatto Domenica Sportivo, come fa chi li paga? Il signor Panatta, che aveva così come pilota così come di questa imbarcazione, una sensazione di Gallico, la conosceva, che effetto ha avuto su di lei di portare in offshore a Gallipoli? Io c'ero già stato a Gallipoli un paio di volte, perché quando facevo la messa in Ferrara due volte mi sono fermato a fare il rifornimento, mi c'era molto male, la conosco la gente di qua, vedo un grandissimo entusiasmo e poi al sud vengo sempre molto volentieri. Ultima considerazione, un pronostico, lei che è un po' al di fuori, diciamo, della classifica, anche se ha parlato di metà classifica, chi vincerà il posto in classifica? Ma io credo che le bacche sono sempre il team Vippoli, la bacca di Fioretti, bisogna vedere la bacca di Edoardo Pulli che debutta qui, come andrà. Prego. Riprendiamo dopo aver ascoltato Panatta, quindi una prestazione la sua che sicuramente sarà a metà fra le prime imbarcazioni e chiamiamole così le ultime. Vogliamo ricordarvi ancora una volta le pretendenti alla vittoria in questa terza prova del campionato mondiale, terza prova appunto del campionato mondiale di prima classe, e stiamo guardando come vengono posizionate le imbarcazioni. C'è tantissima gioia, tantissimo entusiasmo, tantissimo colore, e questa è la cosa positiva di tutto quello che si sta svolgendo. E stiamo vedendo anche le manifestazioni che inneggiano all'onorevole D'Alema, che ha raggiunto il gruppo da qualche minuto e quindi sicuramente sfilerà insieme alle tantissime barche che si trovano in lontananza, lontano cioè dalla nostra postazione. Il pubblico si è riversato tutto nella zona antistante il porto e sicuramente ci sarà da vedere questa sfilata. Noi abbiamo la possibilità di vedere anche in lontananza, vediamo tantissima gente, lo ripetiamo, vi stavo leggendo quelli che sono i driver con la Ferretti numero 1, Luca Ferrari, che è un pilota che è nato a Bologna nel 60, campione d'Italia 92-93, campione del mondo 94, Vincenzo Polli, secondo pilota nato a Milano, ha partecipato a 28 Gran Premi del campionato del mondo, lo scorso anno è arrivato tredicesimo. Poi abbiamo la Victory 2 di Saed Altayer, nato a Dubai il 25 dicembre del 62, ha vinto la pole position nel trophy nel 93, guida la classifica provvisoria del mondiale. Felix Serrayes, terzo, secondo pilota, è nato a Porto Rico in America il 20 novembre del 58, ha vinto la pole position o trophy nel 93. Poi abbiamo la Victory 3, Khalfan Hareb, pilota che sempre è nato a Dubai, e stiamo vedendo queste bellissime immagini tutte quante riprese dall'elicottero. Posizione migliore per poter gustare le gare, campione del mondo nel 93, quinto lo scorso anno, e poi Ed Collier, secondo pilota nato nel Missouri l'11 agosto 49, campione del mondo 93, lo scorso anno ha conquistato il quinto posto assoluto, mentre le immagini vanno e vengono dallo studio con le gare che si sono effettuate e anche possiamo dire con le immagini in diretta per quanto riguarda le barche che sono state tutte quante messe nella zona riservata appunto ai tir, e vedremo fra breve cosa succederà con la sfilata, in quanto c'è tantissimo traffico e possibilità per noi, l'unica possibilità è quella di vedere in lontananza. Vediamo anche le altre barche, Jolly Motors numero 4 guidata da Jacopo Carrain, pilota nato a Venezia, ha vinto la Venezia Monte Carlo nel 90,
Francesco Pasini, del secondo pilota nato a Pavia, ha partecipato a 27 Gran Premi del campionato del mondo. Poi Victory 7 di Hamid Boualeba, nato a Dubai nel 55, ha vinto la Pole Position Trophy nel 94, terzo nel campionato del mondo 94. Randy Schism, secondo pilota nato nel Missouri nel 56, ha vinto la Pole Position Trophy nel 94. Poi Achilli Motors, numero 8, Achilli, nato a Santa Maria della Versa, Pavia, ha conquistato il secondo posto nel Mondiale 92. Pascal Villanova, secondo pilota nato a Nizza, ha partecipato a 23 Gran Premi del Mondiale. Questo per quanto riguarda le prime barche. Poi c'è Brasil, la numero 13, guidata da Tullio Rodriguez, nato a Rio de Janeiro, campione brasiliano di Formula Inshore nel 93. Guido Verne, il secondo pilota nato a Torino, ha la cittadinanza brasiliana, campione del Brasile, Formula 1 Inshore nel 93. Poi Città di Gallipoli, numero 14, Nicolini, Matteo Nicolini, nato a Fermo, ha partecipato a 4 Gran Premi del campionato del mondo. Gaetano Nini Guacci, secondo pilota nato a Lecce, ha già debuttato nell'offshore in questa stagione. Fa parte del comitato organizzatore della manifestazione. Poi abbiamo Power Marine, numero 16, con Giancarlo Corbelli, nato a Reggio Emilia, ha vinto 4 pole position, Malta, Ostenda, Dubai e Saint-Tropez. Alberto Diridoni, secondo pilota, nato a Viareggio 45 anni fa, lo scorso anno è giunto 18° nel campionato del mondo. Ricordiamo anche Sant'Orsola 21, Adriano Panatta, nato a Roma nel 50, ha partecipato a 9 Gran Premi del campionato del mondo. L'ex tennista, ricordiamo, si è piazzato 11° nel Mondiale del 93. Carlo Bodega, secondo pilota, nato a Lecco, è giunto nel 92, nono. Poi abbiamo la Big Expo 22, Gianluigi Coletti, nato a Marsiglia, è giunto 21° nel 92, 19° nel 93 e 10° nel 94. Massimo Lippi, secondo pilota, nato nel 56, ha vinto 3 pole position, Saint-Tropez 94, Ostenda 94 e Dubai 94. Bilba, numero 24, Edoardo Polli, è nato a Milano, è giunto secondo nella seconda prova del Mondiale 95, a Dubai lo scorso anno è giunto sesto. Lamberto Leoni, secondo pilota, nato ad Argenta il 24 maggio del 53, nel 93 si è piazzato secondo, lo scorso anno ha conquistato la quarta piazza. Per concludere, Rocco Barocco, numero 11, guidato da Fabio Gera, ha vinto una pole position, l'anno scorso è giunto 11° nel Mondiale. Serafino Barlesi, nel 91 si è laureato campione italiano della classe 3-6 litri, l'equipaggio partecipa al campionato italiano. Castelvecchio 23, guidato da De Marco e Aluigi, anche questa barca partecipa al campionato italiano. E per finire Pagnossino 83, guidata da Gioffredi e Balzarini, partecipano al campionato italiano anche questi due piloti. Questo rappresenta le 15 barche che parteciperanno domani alla gara finale del campionato mondiale, terza prova di offshore che si terrà, ricordiamo, qui a Gallipoli. Scorrono ancora delle immagini relative alle barche che sono qui vicino a noi, ma non riusciamo a vedere esattamente se la sfilata sta avvenendo. E noi per ora ci congediamo da voi, quindi rimanete le immagini di Teleonda, in modo che possiamo anche avere dei ragguagli sulla manifestazione che si sta effettuando e sul rientro, per avere anche un po' di folklore al ritorno. Arrivederci.